Una sorta di memoriale di quello Sì, che. questo è dal principio, sono arrivata là, Il diario. dopo la fine, un diario e poi tutte le Questo cose. l'hai fatto là, l'hai fatto qui poi. Sì, tutte le cose che capita in miniera, capito? Perché ne capita parecchi quando sei lì sotto. C'è la paura, c'è tutto. Ma era la voracchia, si dormiva male, si mangiava male. Ah, i primi giorni abbiamo quasi pianto tutti, perché da dove si camminava qui fuori in campagna e lì andare con quattro passi, dicono i corri e i francesi, no? Si camminava in ginocchio e coi gomiti. Questa gente qua dicevano, senti, qua ci sono le motociclette, quando siamo arrivati in Italia c'erano gli operai che lavoravano, no? Ma lì erano inferni. Una polvere che non si vedeva uno con l'altro, con la lampada. Perché lì quando prendi la medaglia c'è il tuo numero, no? Io avevo 323, lì c'è il numero della pala, il numero del motopicco, il numero tuo e quello, per nome non ti chiamano più. Quelli che lavoravano in miniera, lavoravano nelle taglie, lavoravano a cottimo, cioè più metri facevano di carbone e più li pagavano. La maggior parte di questi, erano sedicosi, molti sono morti, sono pochi insomma che sono riusciti a vivere un po' di più. Io ho perso uno, non lo dimenticherò mai, scusate. Armando, un friulano, era come una montagna e lui aveva una voce come Pavarotti. Lui arrivava sul lavoro, cantava, sentivi quei cantieri la sua voce, per noi era come un sollievo e pertanto è rimasto dentro.